dove c'era il riparo per la flotta da guerra. Dentro c'era la biblioteca con tutti i segreti della nautica fenicio-punica. Un altro libro dice: sono talmente fiduciosi nelle loro capacità di sfidare il mare che hanno trovato un'isola nell'oceano che fa frutti tutto l'anno. La gente che vi abita si copre con dei padiglioni, cioè delle capanne, ed emettono fumo dal naso, il tabacco. E sono talmente fiduciosi che loro pensano che nel caso di ultima emergenza, che la patria fosse minacciata di distruzione totale, di trasportare tutti gli abitanti nell'oceano in questa isola. Lì c'erano tutti i segreti. E Scipione Emiliano, poveretto, che era un ragazzo anche abbastanza acculturato, finita la seconda guerra, la terza guerra punica, 146 a.C., regalò tutta la biblioteca al re di Numidia, che non sapeva neanche leggerle e non gliene fregava niente della nautica, perché stava in posti con le pecore e con gli arrieti e con le vacche. Quindi, se io devo mettere questo segreto, so dove metterlo, nei resti e nelle rovine dell'isola dell'ammiragliato, e creare un vecchio tutto rugoso che chiede l'elemosina sulla Birsa, che è l'acropoli di Cartagine, un pezzo di pane. E sapete chi è quello? L'ho inventato io, il bibliotecario della biblioteca dell'isola dell'ammiragliato. Perdonate i cinque complementi di specificazione. Però non dobbiamo svelare troppo, che loro No, devono leggere. mi fermo qui, sì, ma ne rimane da leggere, ne rimane. Non è un libro molto grosso, però è molto denso. Sì, esatto, molto condensato, molto denso di tantissime cose. Magari forse possiamo dare spazio a qualche domanda? Se vuole, volete fare delle O domande? vuoi che dica altre cose che ti piacerebbe sapere che non ho detto? Tu l'hai letto Io questo, tutto. quindi l'hai letto tutto, sai tutto, più di me, più di me. No, più di chi l'ha scritto è impossibile. Voi avete qualche domanda? Sono tutti estasiati. Sapete come succede? Che dopo quando esco mi fermano e mi dicono una tal cosa tal altra, dico perché non me l'ha chiesto prima? Allora, faccio vedere una regola, che la domanda la fate adesso e non la fate al firmacopie. No, se riesco a dirlo in mezza parola risponderò. Va bene. Bene, io non voglio far svelare oltre del libro, che è veramente meraviglioso. C'è l'amore, c'è la storia d'amore, c'è tutto quello che potete desiderare in questo libro. E soprattutto c'è questo viaggio esotico bellissimo. Vi dico solo un'ultima cosa. Questa fascinazione delle fonti del Nilo è arrivata fino al 2006 con Neil McGregor, che disse di averne scovate un'altra fonte a 107 km oltre quella del 1937. Quindi ancora le stiamo cercando, e quindi questo libro parla di un tempo che è infinito, parla ancora di oggi, in fondo. Siamo noi ragazzi, siamo noi. Non so se vi ho raccontato quell'ultima storia. Avevo degli amici, ce li ho ancora, grazie a Dio, americani che fanno i produttori cinematografici e in questo momento stanno lavorando a
trasformare in un film uno dei miei, ne volevano tre. Ho detto no, facciamo uno alla volta, per favore. Tre dei miei titoli, ne ho lasciato uno per il momento. I genitori venivano in Italia tutti gli anni. Quando arrivavano a Roma mi telefonavano e dicevano Valerio vieni giù che siamo arrivati, dai che andiamo al ristorante, per il nostro ristorante. Che era uno di quei ristorantini che ci sono in fondo a Piazza del Pantheon. Immaginate il Pantheon qui e poi c'è la piazza, la fontana e là ci sono tutti questi ristoranti. L'avrete visto? E loro avevano con sé un amico finlandese che lavorava alla FAO a Roma, parlava non so quante lingue e l'italiano devo dire benissimo. In quel momento era un momento in cui effettivamente c'era da avvilirsi, perché avevamo un primo ministro che parlava in un modo tale come se fosse al Bar Sport e non a Palazzo Chigi, per cui certe parole, parolacce, io le trovavo dappertutto come sentivano, come sentivo quando dicevo di essere italiano, ma non potevo prendere a cazzotti tutti quelli che mi facevano incazzare. E a un certo punto questo cominciò a diventare eccessivo e io gli dissi guardi, quel signore, io non l'ho votato, non mi piace, ma è il primo ministro del mio paese, per cui modera i termini. E quello riprende e rincara la dose. Dico, senti, lo vedi quello, indicando il Pantheon? Quelli siamo noi. Voi avete le renne e Babbo Natale. Ci ha insegnato tante cose, soprattutto ad avere rispetto di noi stessi e del nostro paese, cosa molto importante. E anche di chi magari non ci piace tantissimo, che però ricopre una carica e quindi... Ahimè, però non è giusto che anche la persona che non ci piace venga insultata. Io vi ringrazio, ringrazio soprattutto Valerio Massimo Manfredi per questo magnifico concerto. Ringrazio la biblioteca Brera di Bradate e il comune. Vedo laggiù l'assessore, so che c'è in sala anche il vice sindaco e la libreria Un Mondo di Libri. Adesso possiamo fare il firmacopie, dovete darci un attimo, due minuti, tanto che voi andate a comprare il libro, noi sbarazziamo un po' questo tavolo, altrimenti ci facciamo un po' male. Grazie a tutti per questa bellissima serata. Ok. Grazie.